del Signore. Alleluia! Gloria a Dio! Siamo alla venuta del a Messia a predicare la parola che doveva di Dio, venire dal Gloria cielo a Cristo a salvare l'umanità. Alleluia! Il profeta Isaia guida, Padre, tuo servo, sta scritto nella Bibbia più di 700 anni prima, gloria a Dio, che Gesù di Nazareth nascesse a Betlemme. Il Alleluia. Profeta profetizzò della venuta del Messia e la parola si adempì, perché la parola di Dio è verace. Gloria a Cristo. La parola di Dio avrà il suo compimento. La parola di Dio dura in eterno. Alleluia. Cari, ascoltate, qui a Roma Gesù Cristo disse: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Gloria a Cristo. Ecco perché questa mattina, alleluia, siamo qui per proclamare la parola di Dio, e siamo una chiesa in questo luogo, perché dovunque ci sono due o tre, alleluia, riuniti nel nome di Gesù Cristo, egli è qui presente. Gloria a Cristo. E anche qui siamo la Chiesa. Amen. Per testimoniare al mondo, alleluia, che Gesù Cristo è la vera luce. Gloria a Gesù. Il Messia che doveva venire, di cui tutti gli antichi profeti parlarono. Alleluia. E la parola di Dio si compì. Vogliamo leggere questa mattina, alleluia, nel nome del Signore. Gloria a Cristo. Dal libro del profeta Isaia. Benedetto sia il nome di Gesù Cristo. Isaia capitolo 40, al verso 3, dice la Bibbia: la voce di uno che grida nel deserto: preparate la via dell'Eterno, raddrizzate nel deserto una strada per il nostro Dio. Gloria a Cristo. Ogni valle sia colmata e ogni monte e colle siano abbassati, i luoghi tortuosi siano raddrizzati e i luoghi scabrosi appianati. Allora la gloria del Signore, amen, alleluia, sarà rivelata e ogni carne la vedrà, perché la bocca dell'Eterno ha parlato. Gloria a Cristo. Allora una voce dice, grida, e si risponde: che griderò? Grida che ogni carne è come l'erba e che tutta la sua grazia è come il fiore dell'erba e che tutta la sua grazia è come il fiore del campo. Alleluia. L'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola, gloria, dell'Eterno, Cristo, rimane in eterno. Alleluia. L'erba si secca, ma la parola dell'Eterno rimane in eterno. Cari che siete qui a Roma, la parola, pace, del Signore, gloria a Dio, alleluia, è la verità. Santo! La parola, Gesù, del Signore dura in eterno. Gloria a Cristo. Il mondo passerà, le cose del mondo passano, le cose terrene passano, alleluia, le cose materiali passano, le cose fatte dall'uomo hanno un inizio e una fine,
ma la parola del Signore non passerà mai. Gloria a Gesù. Qui il profeta Isaia parlava della venuta del Messia, che doveva venire nel mondo per rivelare la gloria dell'Eterno, Santo, la gloria del vero Dio. E la parola del Signore, gloria a Cristo, proclamata dal profeta Isaia, si compì, si adempì, perché Gesù Cristo venne e nacque da una vergine per opera dello Spirito Santo. E Gesù Cristo venne per portare la grazia di Dio, per portare il perdono di Dio. Alleluia. Per portare, cari che ascoltate, la salvezza di Dio in questo mondo perduto, in questo mondo pieno di confusione. E ancora oggi più che mai c'è bisogno che la parola di Dio si realizzi. Alleluia. Nel cuore degli esseri umani. Santo Gesù. Perché oggi più che mai, in mezzo a questo mondo pieno di peccato, il cuore degli esseri umani sta vivendo nel buio. Il cuore degli esseri umani è contaminato. Gloria a Cristo. Il cuore degli esseri umani è diventato insensibile. La maggior parte degli esseri umani non vogliono udire la parola del Signore, non vogliono ascoltare le parole di Gesù Cristo. La maggior parte degli esseri umani non vogliono leggere la parola di Dio, ma sono trascinati dai desideri carnali, sono trascinati dai loro desideri, sono trascinati dalle loro passioni. Oggi vediamo una società, alleluia, ribelle, una società che cammina nel peccato, una società che cammina nella malvagità, una società che ha perso la fede, una società che ha perso i veri valori. Ma se siamo qui a predicare il nome del Signore, se siamo qui a predicare il Vangelo di Cristo, vuol dire che c'è ancora tempo. Vuol dire che c'è ancora tempo per essere gloria salvati. A Cristo, alleluia. C'è ancora tempo per convertirsi. C'è ancora tempo per trovare il perdono. Ecco perché la Bibbia dice, Santo, cari di Roma, cari che siete qui di passaggio, dice la Bibbia, alleluia, se oggi udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Se adesso ascolti la parola del Signore, non indurire il tuo cuore. Questo messaggio vale anche per te questa mattina. Questo messaggio di Dio sta parlando al tuo cuore. Questa parola di Dio sta raggiungendo il tuo cuore in questo momento. E questa parola ti può liberare dal male. Questa parola ti può guarire dalle tue malattie. Questa parola può illuminare la tua anima, affinché tu non ti perdi nel buio di questo mondo. Ma come abbiamo letto, alleluia, anche tu possa trovare la luce della gloria
di Gesù Cristo. Alleluia. Che vuole illuminare il tuo cuore. Per salvarti dal buio. Gloria per salvarti dalla perdizione. Gloria a Gesù. Per salvarti dai cattivi Gloria desideri. A Gesù. Alleluia. Per la fede in Gesù Cristo. Alleluia. Gloria a perché Dio. Gesù Cristo è il compimento delle profezie. Santo. Alleluia. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Amen. In Gesù Cristo si compiono tutte le parole dei profeti. In Gesù Cristo c'è la rivelazione. Amen. Del vero Dio che ha creato il cielo e la terra e che vuole salvare i peccatori. Oh, gloria a Dio. Gesù Cristo è la verità, cari. Amen. Gesù Cristo è reale. Gesù Cristo è la salvezza, il Messia. Cercatelo perché Egli è vivente. Gesù Cristo non è una statua. Gesù Cristo non è una religione. Gesù Cristo non è una invenzione. Gesù Cristo non è una favola. Gesù Cristo non è un'immaginetta di legno. Gloria. Gesù Cristo è il re dei re. Amen. Dice la Bibbia. Gloria a Cristo. Che lui un giorno ritornerà. Alleluia. Lui ritornerà a giudicare le nazioni. Lui ritornerà a giudicare i vivi e i morti. Gloria a Cristo. Lui ritornerà a giudicare la malvagità degli esseri umani. Lui verrà e porterà il suo regno di giustizia. Ma mentre c'è ancora tempo, lui vuole perdonare. Perché alleluia, gloria a Dio. Lui è morto alla croce. Lui è venuto a morire per salvare i peccatori. Gloria a Cristo. Lui è venuto dal cielo. Il Figlio di Dio si è fatto uomo e si è sacrificato per noi alla croce. Questa è l'unica verità che può salvarci dall'inferno. Gloria. Che può salvarti dalla perdizione. Questa è la verità, non è una religione. Non è andare a messa la domenica. Non è una religione fatta dagli uomini, ma è l'unica verità che Dio ha mandato per illuminare i nostri cuori. Alleluia. Per portare la luce nei nostri cuori. Gesù Cristo disse: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Se tu credi nel Figlio di Dio, tu avrai la luce nel tuo cuore. Amen. Tu avrai la vera vita nel tuo cuore. Perché la Bibbia dice che in Lui era la vita. E la vita spirituale, questa vita è la luce degli uomini. Alleluia. E chiunque riconosce che Gesù Cristo è il Messia, il Salvatore, può ricevere questa vita nel cuore, questa salvezza, questa speranza, questo perdono, perché Gesù Cristo
è venuto sulla terra per portare il perdono di Dio, perché tutti eravamo persi nel peccato, eravamo morti nel peccato, eravamo condannati nel peccato, ma il Figlio di Dio è venuto. Amen. Affinché abbiamo la vita. Gloria e la vita in abbondanza. Alleluia. E se tu credi questa parola, se tu credi questo Vangelo, tu avrai la vita spirituale, la vita eterna. Oh, gloria, la verità, alleluia, ti renderà libero. Santo. Sarai liberato e il male non ti dominerà più. Gloria a Gesù. Il Gesù. Peccato non ti dominerà più. Il diavolo non ti dominerà più. Se tu ti aggrappi a Gesù Cristo, lo Spirito Santo ti riempirà. Lo Spirito Santo ti illuminerà. Fallo entrare nel tuo cuore. Alleluia. Fai entrare nel tuo cuore. Gloria a Cristo. La parola del Signore. E questa parola illuminerà il tuo cuore. Alleluia. Illuminerà la tua anima. E tu rinascerai. Come dice la Bibbia, che per entrare nel regno di Dio bisogna nascere di nuovo. È una rinascita spirituale, è una rinascita nel cuore, perché lontano da Dio il cuore dell'uomo è morto, il cuore dei peccatori è morto, perché sono lontano da Dio, perché i peccatori vivono lontani da Dio e il loro cuore è morto. Ma se tu credi nel Signore Gesù, se tu credi nel Vangelo, se tu credi in Cristo, il tuo cuore rinascerà tramite lo Spirito Santo, perché dice la Bibbia: ravvedetevi e convertitevi, e i vostri peccati saranno cancellati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Perciò, se ascolti questa parola, non indurire il tuo cuore, ma pentiti dei tuoi peccati, chiedi perdono al Re dei Re, con un cuore umile, con un cuore sincero, alleluia, con un cuore, alleluia, umile, chiedi perdono a Gesù Cristo dei tuoi peccati e Lui ti perdonerà, perché Egli è venuto a cercare, a salvare ciò che era perduto. Amen. Gesù Cristo non vuole che ti perdi nel buio di questo mondo. Gesù Cristo non vuole che ti perdi nel peccato. Gesù Cristo non vuole che la tua anima vada alla perdizione. Lui ha pagato un caro prezzo su quella croce. Il Figlio di Dio ha sofferto per noi. Su quella croce il Nazareno ha sanguinato per noi. Lui ha portato i nostri pesi, i nostri peccati. Lui è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Nessun altro ti può salvare, nessun altro.
Nessuna religione può cancellare i tuoi peccati. Gloria! Nessuna religione può perdonare i tuoi peccati. Ma è solo Gesù Cristo, il vivente, colui che è risuscitato dai morti, colui che si è rialzato dalla tomba. Lui è l'unico mediatore che può perdonare i peccati dell'uomo. È l'unico, alleluia, che ha il potere in cielo e sulla terra di perdonare i peccati. L'unico che può salvare è Gesù Cristo. Non ti rivolgere a nessun altro. Non pregare le statue. Non pregate cosiddetti santi. Alleluia. O cosiddette madonne. Non pregare nessun altro. Tutti gli altri sono idoli morti. Alleluia. Ma l'unico che può perdonare il peccatore si chiama Gesù Cristo, come dice la scrittura nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 4, verso 12: in nessun altro è la salvezza, perché non c'è nessun altro nome sotto il cielo nel quale dobbiamo essere salvati. L'unico nome che può salvare è il nome di Cristo, Gesù. Leggete la sua parola, leggete la Bibbia, leggete il Vangelo, e lo Spirito di Dio illuminerà il tuo cuore. Non importa di che razza sei, non importa la tua età, non importa se sei ricco o povero, ma se tu credi in Gesù Cristo, lo Spirito Santo scenderà nel tuo cuore e verrà ad abitare nel tuo cuore e ti darà una nuova vita, alleluia, ti darà un cuore nuovo. Ti darà una vita nuova e tu potrai camminare nella via, nella verità e nella vita che è Gesù Cristo. E solo a Lui vada la gloria, perché è Lui, lo Spirito Santo, che ci dà la forza di predicare e di annunciare la verità di Gesù Cristo prima che venga la fine su questo mondo. Riconciliatevi con Dio, avvicinatevi a Dio tramite Gesù Cristo e lo Spirito Santo vi illuminerà, lo Spirito Santo vi guiderà. A Dio sia tutta la gloria. Amen.